Ciao a tutti ragazzi, sono Narcos e bentornati al 17° episodio del mio Let's Play sulla Technic Pack. Allora, prima di iniziare, vorrei fare come ormai è solito mio fare all'inizio di ogni episodio, fare una piccola intro in cui vi dico appunto due parole. E innanzitutto vorrei ringraziare tutti i nuovi iscritti, quelli che si sono, diciamo, sono venuti sul mio canale dopo aver visto il video del Sunday Community caricato sul canale di Sapudda. E ringraziare anche lo stesso youtuber Sardo che mi ha pubblicato il video e mi ha, diciamo, permesso di ottenere un po' più di visibilità su YouTube. Insomma, tutti sappiamo quanto è difficile ormai farsi, tra virgolette, un nome sul tubo e diciamo che mi ha aiutato. Adesso non so esattamente quanti iscritti sono. Adesso, quando sto registrando questo video, sono circa 30 tra iscritti. Prima stavo a 15, quindi vuol dire che si sono raddoppiati, quindi davvero un grazie, 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 grazie. Ringrazio anche Subioki, mi sono dimenticato di dirlo nel video per il contest. Comunque un grazie anche a lui che si è iscritto anche al mio canale, quindi stima totale, stima totale. Quindi detto questo, devo ancora dirvi una cosa, troverete in descrizione il link del video del Sunday Community se ve lo siete perso e anche il link del canale di Sapudda, quindi se diciamo che molti dei miei iscritti saranno anche suoi iscritti, però se non lo foste ancora andate a farvi un giro e vedete di iscrivervi, se no vi spezzo le gambine. No, scherzo. Allora, per il 17° episodio ho preparato questa stanza qui, è una stanza con il vetro sopra perché oggi facciamo, almeno iniziamo, l'impianto delle api. Allora, quindi, che cosa ci serve? Ci serve tanto tanto bronzo. Ora, io non mi ricordo se gliel'ho fatto imparecchiare qua. Vediamo un po' se lo trovo. Bronzo. Allora, richiediamo il bronzo. Che ricorda a tutti che il bronzo, ragazzi, si crafta con la polvere di bronzo che si fa con una polvere di tin e tre pezzi di polvere di copper e ci dà due bronze dust, che sarebbe la polvere di bronzo, che messa nella fornace ci farà due lingotti di bronzo. Ora vediamo se gliel'ho fatto imparare. Sì, gliel'avevo già fatto imparare. Vale 256. Vediamo quanto ne riusciamo a prendere. Uno. Andiamo a caricare il claim. Andiamo a ricaricare il claim. 15.000. Vediamo qua com'è. Abbiamo già fatto un diamante in più. Ottimo. Quindi direi che questo piccolo impianto per la creazione dei diamanti sta funzionando, diciamo, abbastanza bene. E considerando che abbiamo solo due Energy Collector Mach 1 vicino, direi che va più che bene, ecco. Poi i potenziamenti ci penseremo molto più avanti. Allora, prendiamo tutto il bronzo che possiamo. Perché ne prendo tanto perché vorrei fare l'impianto automatico per alcune cose che adesso vi spiego. Quindi, allora, richiediamo la craft, richiediamo un automatic crafting e qua richiediamo i basic logistic pipe, che ne abbiamo ancora uno. Perfetto. Eccolo qua. Allora, la crafting non me l'ha data. La starà craftando? Sì, perfetto. È un po' lentino, ragazzi. Poi sotto dovremmo mettere qualche tubo d'oro che vi farò vedere magari più avanti. Giusto così per velocizzare un po'. Allora, facciamo i crafting logistic pipe e andiamo sotto. La wrench ce l'ho, sì. Perfetto. Allora, scendi senza ammazzarti, grazie. Allora, lo mettiamo qua. Ho detto qua. Allora, col bronzo. Il bronzo messo in questo modo qua, vedete, ci fa lo sturdy machine, che sarebbe come il machine block alla fine. È, diciamo, la base per fare tutti i macchinari della forestry. E la forestry, appunto, è la mod delle api, o anche delle coltivazioni automatiche di alberi, di grano, tutto ve lo farò vedere più avanti. Allora, mettiamo il nostro automatic crafting wrench. Import. Perfetto. Ora, torniamo su. Ok.
Mettiamo via il bronzo, perché se no dove lo prende non lo so. Allora, vediamo un po' cosa ci serve. Allora, io direi di farne almeno 3. Vediamo se riusciamo a craftarne 3. Successful, perfetto. Adesso poi non so quanto bronzo mi... Ah, ancora 31. Ma, ottimo. Allora, aspettiamo che arrivino, perché voglio fare... Allora, due apiari. Questa roba qui. Ci serve uno stordi machine, delle ting gear. Perfetto, quindi ci serviranno anche... Eccoli qua. Allora, abbiamo detto che per fare questo ci serve lo stordi machine, del vetro e 4 ting gear. Allora, sapete che vi dico? Che gliele faccio imparare sotto. Allora, andiamo qua e ne richiediamo... sì, 4. Perfetto, poi richiediamo anche una Stone Gear. No, perché non richieste 4? Sono pirla, vabbè, tanto ci servono lo stesso. Allora, andiamo, dai, su, forza, veloce. Veloce. Allora, eccole qua, che arrivano. 3 e una 4. Perfetto. Ora andiamo giù e andiamo a fargliele imparare sotto. Sì, però ci serve un altro automatic crafting. Lo richiediamo da qua. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Vedete come lavora bene. Arriva la roba, va su, va giù, a destra, va a sinistra, va a craftare. E ce lo porta qua. Allora, automatic crafting. Però, cavolo, mi servono anche i crafting logistic pipe. Quindi devo fare dei crafting. Allora, richiediamo, ci serviranno. Allora, mettiamo via le stone gear, così le prende da qua. Allora, ci servono due rotelle di ferro per il momento. Due rotelle di ferro. Vedete, le prende da qua e le va a craftare. Prende il ferro, ovviamente che le prende dalle cose, dalle chest, e crafta il tutto. Ora ci serve dell'oro che abbiamo su nella crafting. Porca paletta. Dobbiamo andare su. Facciamo prima. Allora, ci servono due rotelle d'oro. Una e uno due. Poi due torce di redstone. Una e uno due. Perfetto. E ci serve del vetro. Vabbè, ce l'abbiamo già il vetro. Ottimo. Tubo di diamante, redstone torch e due gold gear. Basic logistic pipe. Li facciamo diventare crafting e abbiamo il tutto. Crafting logistic pipe. Perfetto. Allora, depositiamo sta roba qua. Le mettiamo nelle ceste perché se no è un casino e non riesco poi a richiedere la roba. Allora, mettiamo via tutto. Perfetto. Andiamo sotto. Bravissimo. Dai, su, veloce. Bravo. Allora, ci serve una stone gear. Allora, andiamo qua. Stone gear, 4 pezzi di tin. Facciamo le rotelle di tin. Automatic crafting. Import, perfetto. E ora andiamo a craftare il tutto. Così più avanti nel corso, diciamo, degli episodi saremo già abbastanza pronti. Allora, ci servono 8 rotelle di tin. Vediamo se riusciamo a farle. 8 rotelle di tin. Successful. Vanno a craftare. Nel frattempo improntiamo la crafting. Allora, ci servirà anche del vetro. Ne richiediamo un po', grazie. Allora, così, poi le ting gear. Ah no, però aspetta, perché non voglio sbagliare la crafting. Ok, le ting gear vanno qua. Allora, così, 1, 2, 3, 4, mettiamo qua, mettiamo il vetro e facciamo due apiari. Perché abbiamo solo due api. Abbiamo
Abbiamo solo due api, le Meadows Queen. Poi dovremo andare a cercare anche le Forest Queen, un po' per mischiare. Però adesso vi farò vedere il tutto. Poi cosa ci serve ancora, ragazzi? Ci serve una centrifuga. Centrifuga, eccola qua. Ci serve uno strut di machine e 6 copper. Allora richiediamo il copper sta qua, ne richiediamo 6, grazie. Allora, strut di machine, copper, in questo modo qua, e vetro. Perfetto, centrifuga. Ora, io so che la centrifuga, ragazzi, va a, diciamo, corrente dei motori, quindi ci servirà un teleport che noi dovremo tramutare in un teleport che però trasporta la corrente, come quello lì, molto semplice. Quindi lo facciamo, perfetto, eccolo qua. Ora però ci serve magari anche un tubo d'oro, grazie, e un altro pezzettino di redstone. Perfetto, eccolo qua. E abbiamo, penso, il tutto. Ah no, ci servono anche i fiori, ragazzi, ci servono i fiori. Voi direte, e i fiori che te servono? I fiori servono, almeno all'inizio, poi penseranno tutto le api. Allora, dove stanno i fiori? Dove stanno i fiori? Eccoli qua. Allora, li richiediamo tutti. Perfetto, grazie. Ok, andiamo a craftare il tutto, cioè a sistemare più che altro l'impianto. Allora, entra, grazie. Allora, mettiamo giù i nostri api aerei. Li mettiamo a due blocchi di distanza per il momento. Allora, vedete, l'API si presenta così. Noi dovremo mettere le Meadows Queen qua sopra, in questo modo qua. Allora, le api, diciamo che funzionano in base al clima che c'è. Alcune vanno solo di notte, alcune vanno con la pioggia, alcune vanno solo col sole. Per esempio, queste qua, vedete, c'è la pioggia e non vanno. Quindi ho scelto il momento migliore per farvi vedere l'impianto. Comunque non c'è nessun problema, noi ce ne sbattiamo abbastanza le scatole. Allora, dove lo metto la centrifuga? La metterei per il momento qua sotto. Ma sì. Allora, rompiamo un attimo qua, scaviamo ancora di un blocco. Perfetto, perché dobbiamo mettere i tubi. Allora, mettiamo il tubo d'oro, quello che trasporta la corrente, e il tubo, quello, il teleport, lo connettiamo con l'1 e facciamo true. Così adesso i motori daranno corrente a il quarry, questo macchinario qui, e a quello lì per fare il carburante. Quindi per il momento forse potrebbe essere un po' lento, avremo bisogno di come si chiama, di fare altri motori, però per il momento diciamo che va bene così. Allora, ragazzi, che cosa vi potrei far vedere nel frattempo, visto che sta piovendo fuori? Oppure che dite, aspetto la fine della pioggia, ci risentiamo dopo. Ma sì, va, direi che aspetto la fine della pioggia e ci sentiamo dopo, va, almeno vi faccio vedere tutto, se no vi confondo le idee. A dopo. Ok, ragazzi, ha smesso di piovere, per voi sono passati un secondo, per me è passato tipo mezz'ora, perché non smetteva mai più. Allora, mettiamo i fiori giù, perché hanno bisogno di un po' di fiore all'inizio, perché appunto sono api e hanno bisogno dei fiori. Perché mi scrivono flowers? Ok, perfetto, vedete? Allora, la queen, questa barra qua, segna la vita dell'ape, ok? Quando questa ape schianta, schiatta, muore, ci dropperà una principessa in generale e uno o più droni. Io sinceramente spero in qualche drone, almeno un paio. Che palle, è diventato pure notte. Comunque, questa qui inoltre ci dropperà un honeycomb, no? Che sarebbe alla fine tipo una specie di polline del miele, ecco. Che noi messi qua dentro, messo qua dentro qua,
in questa centrifuga ci darà il beeswax, che è una polvere che messa nella crafting ci farà quei fili che servono per rendere, diciamo, impermeabili i tubi, e un honey drop. L'honey drop servirà per fare o del cibo, oppure tramite un altro macchinario per fare un combustibile azzurro, cioè sì, azzurro, patate, verde, che una volta raffinato farà un carburante arancione, che è il migliore sulla piazza, diciamo. Non esiste un altro carburante migliore di quello. Ora, che cosa farei nel mentre? Diciamo, mentre magari fa. Anzi, andiamo a fare la nanna. Così vi faccio vedere che lavorano le api. Sperando che non piova ancora, perché io mi sono rotto le scatole. Tu, il topino. Oh, il topo immortale. Un topo immortale. Guardate, non lo prendo! Vabbè, si fotte il topo. Noi ce ne andiamo a dormire. E ci risentiamo quando mi sveglio. Ok, buongiorno. Andiamo dalle nostre api. Un Enderman. Oh, chiuditi. E c'è un lupo mannaro sopra la nostra fabbrica. Tanto si sta trasformando, quindi non c'è nessun problema. Tu cosa vuoi? Torniamo dentro e vediamo se funzionano al meglio. Ok, stanno schiantando. Questa stanza qua, ragazzi, si riempirà di fiori. Inizialmente ne dovrete mettere un paio vicino, come ho fatto io. Vedete, prima c'era scritto no flowers qua, perché non c'erano i fiori. Dopo, tra un po' di tempo, li pianteranno loro e sarà, questa stanza sarà piena, piena, piena di fiori. Allora, aspettando che queste api facciano qualcosina da farvi vedere, vorrei provare a fare questo, il lappac. Si sclererà un po' a farlo, però alla fine è bello. Però prima andiamo giù. Allora, vediamo un attimo se la glowstone. Ok, dovrei aver messo tutto su. Sì, perfetto. Allora, andiamo giù. Aia. È spawnato qualcosa qua in zona. Allora, richiediamo un po' di automatic crafting. Allora, ce ne serviranno almeno. Facciamo 4, va. Allora, poi cosa ci servirà? Ci servirà. Allora, del copper 3. Perfetto, grazie. Ci servirà del rubber. Ce ne servirà 6. Grazie. Allora, l'automatic crafting è arrivata e ci ha dato anche il rubber. Perfetto, ora ci servono i basic, logistic pipe 3 e della glowstone 6. Allora, aspettiamo che arrivino. Eccoli qua. Dai, 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 su. Ok, allora premiamo la nostra C. Con la Philosopher's Stone in mano ci apre la crafting come una crafting table. È molto comodo perché è praticamente come avere una crafting sempre dietro se ce lo portiamo. Allora, mettiamo un automatic crafting, lo mettiamo qua. E allora qui facciamo che il copper, in questo modo qua, diventa il copper cable. Giusto? Giusto. Wrench. Import. Poi rompiamo un attimo qui, mettiamo una crafting, il crafting automatico, e ora richiediamo. Vediamo un po' se ce li abbiamo. Allora, 6 di questi. 6 di questi. Uno di questo e due di redstone, perché devo fare l'electronic circuit. Allora, grazie, grazie e grazie. Allora, andiamo qui, facciamo copper cable, in questo modo qua, ferro rifinito e due pezzi di redstone, electronic circuit. Perfetto.
Ok. Poi vediamo un po', Allora. Sì. Sì. Allora, andiamo su. Andiamo alla crafting. Perché mo bisogna craftare. Allora. Richiediamo un electronic circuit. Perfetto. Poi vediamo un po' se mi ricordo. Ci servirà della glowstone. Vediamo un po', dobbiamo fare l'advanced circuit. Ci servono due glowstone, due lapislazzuli e quattro ray redstone. Allora, di lapislazzuli ne chiediamo un bel po' perché ci serviranno. Poi ci serve la redstone, abbiamo detto. E due di questi. Grazie. Allora, electronic circuit, lapislazzuli, glowstone e dai con la redstone. Grazie, redstone. Advanced circuit. Ora dobbiamo fare tanti cubi di lapislazzuli, ce ne serviranno almeno 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Che culo, precisi, precisi. Ora però non so se mettendo questo backpack che è un po' pieno me lo prende lo stesso. Vedem? Sì, perfetto. E abbiamo fatto il lap pack. Che cos'è? È molto simile al backpack. Vedete, è praticamente uguale, solo un po' più blu perché ci sono i lapislazzuli. Però qual è la sua particolarità? Che tiene, non lo so quanto di più di corrente, però davvero, davvero tanta. Non vorrei dire il triplo, dire una castroneria, però mi pare che tenga addirittura il triplo della corrente di un normale backpack. Vedete? Questo fiore, come quello e quello lì, l'hanno piantato le api. Vedete? Ci ha droppato un honeycomb, che è diciamo il primo drop che fanno. Noi prendiamo l'honeydrop, lo mettiamo nella centrifuga, vedete? La centrifuga prende corrente dai motori. E ci fa un beeswax, due beeswax e due honey drop. Il beeswax messo, vedete, nella crafting, come ho detto prima, ci fa i pipe waterproof che servono appunto per fare i tubi, diciamo, impermeabili, ve l'ho già spiegato un paio di volte. E invece l'honey drop serve per fare del cibo, perché mettendo 8 honey drop intorno e un panino in mezzo, ci farà una specie di... ci farà 4 panini al miele, diciamo, potenziati. Ora, quello che vorrei fare nel prossimo episodio, perché diciamo che da questo qui direi che potrebbe anche essere tutto, vorrei fare la spadozza, quella molto molto power, quella che praticamente one shotta quasi tutti i mob, e poi andare nel dungeon, quello lì, a farmi un giro e vedere che gente ci bazzica dentro. Quindi ragazzi, oggi vi ho mostrato alcuni macchinari delle api. Abbiamo fatto, aggiunto, diciamo, delle cose sotto nelle crafting. Vi ho mostrato il lap pack, che adesso vedete il backpack era quasi pieno a metà. Questo qui ha una sputacchietta piena. E mi serviva apposta perché nel prossimo episodio voglio fare quella spada. Ci proveremo. Quindi, se il video vi è piaciuto, magari ragazzi lasciate un mi piace che mi fa contento, commentate e continuate a iscrivervi. Qui è Narcos. E ciao a tutti!